Siamo ritornati alle Castellet per un altro round del campionato mondiale di Formula 1. Renault ha vinto il primo Gran Premio di Francia nel lontano 1906, alla gara inaugurale, e ben 73 anni dopo è riuscita di nuovo nell'impresa. Non stupiamoci se cercheranno anche questa volta di spingere al massimo per far gioire i tifosi locali. 6 curve a sinistra e 9 a destra ci danno un totale di 15 del circuito Paul Ricard. Il giro è lungo 5,8 km. La velocità media dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,30. Quella massima dovrebbe sfiorare sul rettilineo Mistral i 330 km orari. Anche per questo Gran Premio, come sempre, con me c'è Luca Filippi. Parliamo un po' di Calabrese. Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? È sempre bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle proprie... Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Quindi il resto della griglia. Verstappen, Vettel, Alexander Albon e Sainz, Leclerc, Perez, Ocon e Lando Norris, Ricciardo, Stroll, Romain Grosjean e Magnussen, Gasly, Kvyat, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, Russell, Mazepin, Latifi e Calabrese. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista! After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Illegal maneuver, cede that position or will receive a penalty. That's what we like to see at the start. Well done. Nice move. Good job.
need to slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. We've been awarded a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Okay, you need to give that position back. That was an illegal overtake. Bottas is leading the race. We're leading our teammate by 16.9 seconds. There. Don't worry about the mistake, just focus on the rest of the race. This is your final lap of the race.
Superb driving. That's the race win. Una prestazione quasi impeccabile oggi, una vittoria grandiosa. Quale credi sia stato il segreto di questa vittoria, Luca? Wow, che gara fantastica, velocità altissime e sorpassi a più non posso. Interni, esterni, imbucate improvvise, le abbiamo viste proprio tutte oggi. Con un gran premio di questo calibro, i fan staranno sicuramente facendo salti di gioia. È stata una giornata fantastica per i tre piloti che si preparano a salire sul podio. È merito loro se abbiamo assistito a un gran premio straordinario. Quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Calabrese aumenta il suo vantaggio nel campionato. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Direi Calabrese. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Gran bella gara. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La scuderia in testa conserva la prima posizione, ma i rivali guadagnano terreno. Bella prestazione anche per la Racing Point, che dopo questo weekend migliora la posizione in classifica.